Il tricolore è un segno anche dell'unità nazionale, deve essere fonte di ispirazione per tutti coloro che credono nei valori democratici di libertà e di fraternità che devono contraddistinguere le azioni dei nostri cittadini. I Rotary Club celebrano così uno dei massimi simboli della Repubblica Italiana. È l'orgoglio, è il sentimento, è l'Italia che si manifesta, una storia lunga, anche più lunga, seppur politicamente maturata un po' dopo, ma è certamente l'insieme di tutti i sentimenti, di tutte le passioni, di tutti gli impegni, di tutte le storie che tengono insieme quella che a me piace chiamare più che nazione, più che paese, patria, perché è la terra dei padri. È la madre patria che tiene insieme l'idea della maternità e l'idea della paternità. Un'iniziativa patrocinata dalla Regione Toscana che si è svolta contemporaneamente ad Arezzo al Teatro Vasariano, ma anche in altre città toscane, nel giorno del 227 anniversario del tricolore, nato il 1797 a Reggio Emilia per volere del Parlamento della Repubblica Cispadana. Nel corso dei tempi ha avuto nel centro vari stemmi, lo stemma sabaudo, eccetera, eccetera, ma oggi sventola trionfalmente con i suoi tre colori ed è veramente il simbolo che unisce tutta la nazione.